Ivan Colombo, classe 1988, ultimo in Amor Sportiva da 3 anni. Andrea Borghi, classe 1978, al ruolo laterale, proveniente dal 5-7 all'Amor da 2 anni. Fabio Morandi, classe 1979, ruolo centrale difensivo, proveniente dalla Cileoni all'Amor da 2 stagioni. Eros Brescia, classe 1981, laterale oboa, proveniente dalla Cileoni nell'Amor da circa 2 anni. Marco Colombo, sono del 1988, gioco laterale, ho giocato le giovanili a calcio a 5 nella Robur e sono all'Amor da 3 anni. Andrea Brughera, classe 1988, gioco laterale, sono all'Amor da 3 anni. Andrea Giulio Dori, classe 1988, ruolo laterale, in Amor da 3 anni. Filippo Copreni, classe 1989, ruolo laterale, nell'Amor da 3 anni. Gabriele Baga, 1979, laterale, all'Amor da 2 anni. Alfonso Attardo, classe 1988, ruolo difesa e sto nell'Amor da 3 anni. Mangano Lettero, detto Lillo, classe 1987, ruolo attaccante, sono nell'Amor da 3 anni. Sono Nicola Tardivo, classe 1984, ruolo difensore, prima stagione nell'Amor Sportivo. Francesco Melosi, classe 1988, ruolo attaccante, 3 stagioni all'Amor Sportiva. Davide Molinari, 1988, pivot nell'Amor da 3 anni. Domenico Santoro, classe 1988, portiere, gioco nell'Amor da 5 anni. Riccardo Cozzi, portiere, anno 85, arrivo da Deirago e sono appena arrivato nell'Amor. Strada Davide, classe 1987, ruolo portiere, sono dell'Amor da 2 stagioni. Enrico Colombo, dirigente e accompagnatore all'Amor da 3 anni. Allora, sono Giordano Melosi, sono responsabile tecnico di tutte le squadre del calcio a 5 dell'Amor Sportiva. Sono in Amor Sportiva da quando abbiamo portato la divisione calcio a 5, quindi da 3 anni. Sono Morigi Luigi, responsabile del calcio a 5 dell'Amor Sportiva. Volevo dire grazie al qui presente presidente che ci ha accolto dal 2009 nella sua società come calcio a 5. Il calcio a 5 è partito con la Serie D 2 anni fa e lo scopo è quello di seguire i ragazzi sin dall'inizio. Addirittura vorremmo fare anche una scuola di calcio a 5. Per ora abbiamo iniziato l'anno scorso con la Juniore, la prima squadra di Serie D, e quest'anno abbiamo un Under 21 perché non abbiamo voluto perdere i ragazzi che dalla Juniore hanno maturato un'età che non potevano più stare nella serie. Questo ringraziamento è rivolto soprattutto al Presidente, che non solo ci ha ospitato ma è diventato un nostro tifoso. Speriamo l'anno prossimo di riuscire ad allargare ancora la squadra dei ragazzi, perché noi sappiamo che in Italia siamo buon ultimi dopo la Spagna e il Brasile, dove in questi paesi il calcio a 5 fa nascere i nuovi calciatori del calcio a 11. In Italia siamo un po' indietro, però abbiamo una nazionale che ha già vinto un paio di titoli europei. Sono Mario Busnelli, sono presidente dell'Amor Sportiva. Come diceva Luigi prima, da 3 anni il calcio 5 fa parte integrante dell'Amor Sportiva e l'obiettivo è quello di essere un punto di riferimento nella città di Saronno, creando anche un settore giovanile. In parte già ci siamo riusciti, se poi riusciremo a fare anche la scuola calcio sarà una cosa bellissima. Auguro ai ragazzi di fare un bel campionato e di conseguire tanti successi.